Buongiorno, 7 giugno. Siamo al 7 giugno e leggiamo insieme il libro dell'anno. Vediamo cosa ci propone oggi. Luca 8:39. Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Sì, dobbiamo ricordare, dobbiamo dire intorno a noi i miracoli che Dio fa nella nostra vita. Dobbiamo far conoscere il nostro meraviglioso Signore, il nostro meraviglioso Signore Gesù. Dobbiamo farlo sapere a tutti. Non dobbiamo vivere dormendo, dobbiamo essere zelanti, svegli. Dobbiamo parlare di Gesù intorno a noi con coraggio, con convinzione, con amore, con gioia. Facciamo sapere intorno a noi quanto è grande il nostro meraviglioso Dio, il nostro meraviglioso Gesù. Troppi e troppe giovani pensano solo al matrimonio e a un buon lavoro terreno. Sì, purtroppo i nostri giovani spesso pensano a questioni terrene. Sarebbe bello avere delle generazioni di giovani che sconvolgono il mondo, che vanno a portare il Vangelo dovunque. Ma molto spesso i nostri giovani si accontentano di un bel lavoro, una bella macchina, un matrimonio per il tempo, per questo. Non hanno grandi obiettivi. Preghiamo per questo, preghiamo che i nostri giovani abbiano grandi obiettivi, obiettivi per il Signore, per la salvezza delle persone, di questo mondo pieno di dolore. Veramente, preghiamo per un maggior impegno, una maggiore consapevolezza dei nostri giovani. La rana che volle assomigliare al bue scoppiò. Sì, dobbiamo essere coscienti, è bella anche questa favola. Dobbiamo essere coscienti dei nostri limiti. Del resto, noi credenti non abbiamo limiti, perché se mettiamo le nostre faccende, i nostri obiettivi nelle mani del Signore, il Signore è onnipotente, Gesù è onnipotente, quindi non abbiamo, per quanto ci riguarda, siamo coscienti dei nostri limiti e coscienti che il Signore Gesù non ha limiti. E su questa base noi viviamo oggi. Ricordiamo questa favola, la rana che volle somigliare al bue scoppiò. Carina, no? Coscienti dei nostri limiti, ma anche coscienti del fatto che Gesù non ha limiti. Andiamo avanti con le lettere dell'alfabeto ebraico. Oggi, nella lettura della Bibbia in un anno, Salmo 119, 169, 176, la lettera Tau. Qui si conclude la lettura del Salmo 119 e tutti i versetti di oggi, gli otto versetti di oggi, cominciano nell'originale con la lettera Tau. Tau rappresenta verità e perfezione. E a valore numerico 400. Prima di creare Adamo, Dio, nella sua modestia, si consultò con gli angeli. L'angelo chiamato Hesed, bontà, disse: crea l'uomo così che possa fare buone azioni. E Met, verità, replicò: non creare l'uomo, perché egli sarà pieno di distorsioni. Zedek, giustizia, disse: crea l'uomo affinché egli sia giusto. Per ultimo, Shalom, pace, si oppose. L'uomo sarà pieno di conflitti. I salmi descrivono questo dibattito con: bontà e verità si cozzano, giustizia e pace si incontrarono. Salmi 85:11 dalla tradizione ebraica. Bene, quindi abbiamo visto alcune curiosità ancora su questo meraviglioso Salmo 119, sugli ultimi otto versetti. Oggi parliamo della lingua degli Aztechi. È interessante questa lingua centroamericana, che ha ancora oggi tracce, come vedremo, no?
alcuni vocaboli che diciamo, normalmente hanno origine nelle lingue degli aztechi. Quindi leggiamo queste curiosità e preghiamo perché, come vedremo, ci sono molte lingue di questo gruppo che non hanno la parola di Dio scritta. La lingua degli antichi aztechi è il Nahuatl. Nella sua forma classica è estinta, ma oggi in Messico si parlano 26 lingue del gruppo Nahuatl. Per 26 lingue di questo gruppo. alcune di queste lingue esistono porzioni di scrittura tradotte, ma per molte non si è ancora iniziato il lavoro di analisi e traduzione. I parlanti sono circa 800.000. All'epoca degli Aztechi la scrittura era pittografica. Gli spagnoli introdussero l'alfabeto latino. I termini avocado, cioccolato, coyote sono di origini nahuatl. Quindi preghiamo per questo gruppo di lingue, molte delle quali dobbiamo ancora raggiungere con la parola di Dio scritta. Siamo i soggetti di preghiera di oggi. Preghiamo per la missione finlandese, di tu il nome perché, Kansanlähetys. e per la sua opera in molti paesi del mondo. Kansanlähetys vuol dire missione del popolo, questo è il nome tradotto. Ed è la missione che è stata determinante per la nostra vita perché sono stati dei ragazzi che venivano da quella missione che sono arrivati a casa nostra e ci hanno parlato di Gesù per la prima volta più di 50 anni fa. Quindi preghiamo per questa missione che per noi è stata determinante e continua a lavorare in tanti paesi del mondo con forza e amore. La città di Lahore, in Pakistan, ha 5 milioni di abitanti islamici. Preghiamo Preghiamo. per l'AITB, Associazione Italiana per la Traduzione della Bibbia. Per Benissimo. la preghiera di tutti gli stati del mondo, oggi Reunion, 640.000 abitanti, circa, e tre lingue. Bene, quindi anche oggi abbiamo visto le nostre curiosità, le nostre esortazioni alla preghiera e quindi concludiamo ripetendo i motti e il versetto di oggi. Per ricevere il libro dell'anno, nei dettagli del video mettiamo la mail per richiederlo. Troppi e troppe giovani pensano solo al matrimonio e a un buon lavoro terreno. Quindi preghiamo per i nostri giovani perché possano avere obiettivi grandi per servire il nostro meraviglioso Signore Gesù e annunciare il nome di Gesù fino all'estremità della terra. La rana che volle assomigliare al bue scoppiò. La rana che volle assomigliare al bue scoppiò, quindi dobbiamo essere coscienti dei nostri limiti, però, come abbiamo detto, siamo anche coscienti che Gesù, il nostro Dio, non ha limiti, è onnipotente. Quindi se impariamo a dare a Gesù tutto quello che nella nostra vita è importante e anche i nostri obiettivi, noi siamo tranquilli nelle sue mani perché non c'è niente che sia troppo difficile per il Signore. Il nostro Signore Gesù è onnipotente. Chiudiamo col versetto di oggi, Luca 8:39. Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Dio compie una serie infinita di miracoli nella nostra vita. Dobbiamo annunciare questo fatto del Signore Gesù, Dio d'amore, che ha dato la vita per noi e è pronto a darci pienezza in questa vita che ci ha donato. Se noi accettiamo il Signore, siamo nelle sue mani, nelle mani del Dio d'amore, di Gesù, amore, giustizia, verità. E allora diamo la vita al Signore, ancora una volta lo ripetiamo, lo gridiamo, è un dono di Dio la salvezza, non ci sono opere da fare, cose da pagare, esami da sostenere, è un dono di Dio a disposizione di tutti.
Accetta, anche tu se non l'hai ancora fatto, la salvezza gratuita mediante la fede in Gesù. Sì, Gesù, credo in te. Credo che sei morto per me sulla croce e sei risorto, hai conquistato la vita e oggi offri a noi gratuitamente questa vita. Dite al Signore, credo. Chi crede col cuore, è scritto, e confessa con la bocca che Gesù è il Signore, sarà salvato. Grazie per essere stati con noi, il Signore vi benedica, a presto.